tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Case minacciate dalle fiamme, paura a Carrara di Fano, dove sono andati a fuoco 6 ettari di terreno all'interno dell'ex cava, escluso il dolo. Incredibile ma vero, i ladri tornano a colpire il negozio di biciclette Foligni Sport, le immagini esclusive della banda di ladri in azione. Erano specializzati in furti all'interno delle automobili, la polizia di Pesaro blocca una banda di 3 persone. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati a tutti, cari telespettatori di Fano TV. Questo è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, che questa sera si apre con la cronaca e l'incendio. L'incendio che è divampato ieri sera intorno alle 23 a Carrara di Fano. Vediamo. Se saltava la strada che prendeva la fratta dietro, ci prendeva fuoco tutta la casa. Invece i vigili sono stati, i pompieri sono stati molto bravi, ma erano 3-4 squadre, Pesaro, Fano. Volevano chiamare anche una squadra di Senigallia se non ce la facevano. La paura non è ancora passata per queste famiglie che abitano a ridosso dell'ex cava di Carrara a Fano. Proprio qui, giovedì sera, intorno alle 23, è divampato un incendio di vaste dimensioni che ha interessato circa 6 ettari di terreno incolto. Le fiamme, alte fino a 6 metri, hanno minacciato 2 abitazioni arrivando fino a pochi metri dai cortili. In uno di questi c'era anche una bombola del gas. Signora, tanta paura ieri. Molta, molta paura. Quella terra così incolta, senza sistemare niente. Ci sono caprioli, ci sono cinghiali, ci sono serpenti. Questo è il punto in cui sono arrivate le fiamme, sì. Per cui hanno rovinato praticamente la prima. Io ho fatto tutte le viti. Ci sono altre abitazioni comunque qua intorno? Sì, sì, mio cugino, quella casa lì. Comunque anche da lui non sono arrivate le fiamme? No, da lì non c'è arrivata. Ma qui se passava dietro casa, fortuna che è venuto oltre qui, se passava dietro casa, bruciava anche la casa dietro, certo. Che la casa dice, lo spazio da qui, se passa con la macchina e basta. Per paura che la grandine potesse rovinare i chicchi, proprio l'altro giorno i coniugi avevano deciso di raccogliere l'uva. Quest'anno l'uva invece era bellina, di che me la raccogliamo prima che fa il disastro, dopo ha fatto il fuoco. I vigili del fuoco che sono intervenuti insieme ai colleghi di Pesaro hanno lavorato senza sosta per 8 ore, riuscendo ad evitare il peggio. Il rogo, alimentato da forti raffiche di vento caldo che soffiava da sud, avanzava velocemente distruggendo tutto ciò che incontrava. Questo è quel che resta dell'incendio, una nera collina di cenere. Mi sono svegliata che mio marito ha risposto al citofono alle nipote. E dopo io ho detto, ma qua c'è? Ha detto, c'è il fuoco, arde il fuoco. Però per fortuna il vostro terreno non è stato coinvolto dalle fiamme. No, era tutto di sotto. Suo marito invece dov'era? Lui è tornato dal bar e le nipoti l'hanno chiamato. Ha detto, arriva i vigili del fuoco, ha detto, non vi allarmate, ha detto che c'è l'incendio. L'altra volta è venuto a ardere tutto qui attorno. Secondo alcuni testimoni, proprio in questa zona molte coppiette vengono ad appartarsi spesso e c'è chi ipotizza che le fiamme possono essere divampate da una cicca di sigaretta gettata o spenta male. Se ci spostiamo sulla carreggiata, possiamo appunto notarne già qualcuna. Ecco, ad esempio qui vediamo una cicca di sigaretta e quel che resta di un accendino. Se facciamo ancora altri passi ne troviamo altre 2, eccole qua, 1 e 2. E sono davvero a pochissimi metri di distanza dal punto in cui è scaturito l'incendio. Guardate,
Sull'origine dell'incendio stanno indagando i carabinieri, ma non è stata ritrovata nessuna fonte naturale di innesco e quindi esclusa per ora l'ipotesi dolosa. Si fa sempre più larga invece quella di un mozzicone di sigaretta gettato incautamente sulle sterpaglie. E incredibile ma vero, nel negozio di Fano, Fuligni Sport, i ladri sono tornati per la settima volta. Il bottino preso di mira dai ladri è sempre lo stesso, le bici da corsa di un certo valore e purtroppo anche il negozio. Fuligni Giochi e Sport in via Einaudi a Fano. I proprietari, svegliati nella notte intorno alle 4:30, si sono ritrovati davanti alla solita scena, un buco nel muro e la pedana a fianco inesorabilmente svuotata. Questo è il settimo furto che abbiamo subito nell'arco di 2 anni e mezzo. Non riusciamo a trovare dei sistemi per non far entrare le persone. Questi malviventi che nell'arco di 2 anni e mezzo ci hanno rubato più di 200.000 euro e purtroppo, non riusciamo a debellare queste persone. Questa volta però l'allarme è partito in ritardo e i ladri, con un lavoro certosino di circa 40 minuti, sono riusciti a portare via con tutta calma 6 biciclette. Altre 3 sono state rovinate con i calcinacci e, come l'ultima volta, sono entrati dalla finestra che dà sul tetto del negozio adiacente, dove anche qui non hanno risparmiato computer portatili, scarpe e vari capi di abbigliamento. Diciamo, sono entrati tenendosi bassi, molto bassi, e l'allarme non è riuscito a rilevarli. Le forze dell'ordine hanno avuto una segnalazione di un camionista che passava per strada e ha visto un movimento sospetto e gli ha avvisati. Loro sono intervenuti, ma già i ladri erano partiti. Prenderete ulteriori provvedimenti? Sì, diciamo che potenzieremo il nostro dispositivo d'allarme e vedremo poi in futuro cosa succederà. Se non riusciamo a proteggerci, siamo costretti a smettere il settore ciclo perché non possiamo andare avanti così. Una volta preso il bottino, i ladri si sono accorti che nel mezzo da loro utilizzato non c'era abbastanza spazio per caricare tutte le bici. Così hanno deciso di lasciare a terra tutto il materiale che avevano rubato poco prima in altri negozi. 2 motoseghe e attrezzature varie rubate dall'ufficio di igiene ambientale di ASET S.P.A., dove hanno forzato anche i distributori automatici, e 2 sacchi contenenti pacchetti di sigarette e merendine, arraffati invece in 2 aree di sosta della superstrada Fano Grosseto, una all'altezza di Lucrezia e una a Fossombrone Est, in direzione mare. Qui hanno preso i bidoncini rossi, sistemati come al solito di fronte all'ingresso, li hanno svuotati e utilizzati poi per riempirli con la rifugia. Furtiva. Hanno provato a manomettere la vetrata, in quel caso l'allarme una prima volta è scattato, è saltato, no? Poi è arrivato l'operatore che viene a fare il giro di ispezione e non ha notato nulla d'anomalo, evidentemente loro si erano nascosti o erano fuggiti. Poi successivamente è riscattato, però in quel caso sono riusciti ad entrare. E che cosa hanno rubato? Hanno rubato qui da noi non tanto, perché noi comunque svuotiamo quasi tutto la sera. Hanno rubato un po' di sigarette che erano nel portasigarette, e qualche bibita, qualche cingomme, caramelle, qualcosa da mangiare, e il cassetto della cassa fiscale dove ci rimangono un po' di spicci dentro per il giorno dopo. Ecco. Questa mattina avete fatto 2 conti per cercare di capire il danno economico? Quello poi lo faremo con l'assicurazione, vedremo successivamente, ancora non sappiamo di preciso la quantificazione del danno. Anche in questo caso le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso saranno utili agli inquirenti per ricostruire la serie di furti messi a segno e individuare i responsabili. E 3 ladri seriali, tutti italiani residenti a Jesi, sono stati arrestati dalla polizia, che li ha sorpresi a rubare all'interno delle automobili. 3 persone, 2 donne ed un uomo di nazionalità italiana, sono state arrestate dalla polizia in flagranza di reato per furto aggravato. In manette sono finiti Bernardoni Samuele, di 23 anni, e le sorelle Toso Silvia, di 48, e Toso Cesarina, di 51, tutti già noti alle forze dell'ordine.
L'operazione definita Segugio ha visto l'azione congiunta degli agenti di Urbino che hanno pedinato l'uomo nei suoi spostamenti con le donne assieme ai colleghi di Pesaro e Macerata. Possiamo dire con certezza che queste persone vivono in maniera praticamente esclusiva con i proventi di attività illecita. La modalità di furto attuata dal trio era tale da consentirgli un'azione seriale e vorace. Una volta individuata l'auto da depredare, l'uomo restava in auto col motore acceso e le donne, rotto il vetro con un martelletto frangivetro, svuotavano l'auto. Durante uno di questi raid a Recanati, i poliziotti, dopo averli pedinati, hanno sorpreso i tre sul fatto. E dopo una perquisizione dell'auto, che conteneva mezzi da scasso, il martelletto ed il denaro rubato, li hanno arrestati. Al momento sono in corso ulteriori indagini per stabilire la loro presunta connessione con altri furti simili in questa ed in altre province. Nell'attesa del processo, per due di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari e un'imposizione particolare. I braccialetti sono una misura nuova per questa zona che avete pensato di applicare? Beh, sicuramente è uno strumento molto utile perché chiaramente permette un controllo H24 di queste persone, i loro spostamenti, e quindi permette ovviamente di avere assolutamente un efficace controllo del territorio. Dopo il buco da 18 milioni di euro scoperto al Confart SRL, il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi chiede ai consiglieri Learco Bastianelli e Giuseppe Cinalli, presidente e direttore della Confart, di rassegnare le dimissioni nelle mani del presidente della Regione Marche, sede competente di nomina dei consiglieri camerali. Lunedì prossimo gli alunni del liceo scientifico Torelli di Fano potranno tornare sui banchi di scuola. Sono infatti conclusi i lavori di ripristino e sanificazione degli ambienti dopo il miglioramento della struttura e la bonifica di amianto. L'autorità sanitaria ha rilasciato tutte le certificazioni finali del caso. Le lezioni scolastiche dunque saranno inaugurate lunedì prossimo alla presenza del sindaco di Fano, Massimo Seri. Tutto pronto sulle colline di Gimarra di Fano, dove sabato 19 settembre si terrà la 20ª edizione della Corrifano. Eccoli, sono partiti. Attenzione, mi raccomando, rimaniamo buoni ai lati della strada perché sono circa 40. Ecco questa lunga volata di 200 metri, dobbiamo far sentire il nostro calore, il nostro incitamento con gli applausi. Bravissima questa ragazzina! Corrifano 2015, siamo alla 20ª edizione quest'anno, quindi una data particolare e un'edizione particolare. Dopo tanti anni abbiamo raggiunto questo traguardo prestigioso. E aspettiamo tutti, e quindi bambini, ragazzi, adulti e anche più che adulti, quindi da 0 a 100 anni, aspettiamo tutti sabato 19 settembre. Saremo a Gimarra, e quindi la 20ª edizione della Corrifano, che come sempre è legata all'Avis, come tutte le iniziative del CSI. Quest'anno particolarmente abbiamo un nutrito staff di persone, di volontari, di ragazzi, quindi che ci danno una mano, tutti i ragazzi del CSI, siamo circa 40. Quindi abbiamo cercato di fare le cose al meglio in modo tale che tutto andrà bene. Si spera anche nel tempo, che dovrebbe essere un po' più fresco di questo caldo degli ultimi giorni. E l'inizio delle gare è previsto alle 16 per le categorie dei ragazzi, quindi bambini, ragazzi e giovani. Alle 17 la gara principale, che è di 8,4 km, dove si cimenteranno gli adulti, amatori e anche competitivi. Quindi do l'appuntamento a tutti per sabato pomeriggio a Gimarra, noi dalle 15 saremo lì per le iscrizioni, ricordo fino a 17 anni sono gratuite e poi da 18 in poi 5 euro, una parte dell'iscrizione andrà come ogni anno in beneficenza. Adesso due appuntamenti, sabato 19 e domenica 20 settembre tornano le giornate europee del patrimonio, per l'occasione a Fano le sale della Pinacoteca e del Museo Archeologico del Palazzo Malatestiano saranno aperte per ospitare un laboratorio di pittura a terra rivolto a bambini e ragazzi. Nelle due giornate l'ingresso al museo sarà gratuito. E sempre nella giornata di sabato si svolgerà l'annuale iniziativa chiamata
chi sceglie la bicicletta, chi sceglie la bici merita un premio. Per sensibilizzare naturalmente ad entrare in centro storico a piedi oppure in bicicletta, lasciando dunque a casa le automobili e le motociclette. Tutti coloro che dalle 9.30 alle 12.30 dunque accoglieranno questo invito e quindi useranno la bicicletta per andare in centro storico verranno premiate con dolciumi e targhette plastificate. Lo scorso anno furono conteggiati oltre 2.600 ciclisti. E prima di chiudere il nostro telegiornale vi facciamo vedere alcune immagini inviateci dai nostri reporter di strada. Cominciamo da una fotografia. È stata scattata ieri in lungo corso Matteotti a Fano, una foto che ritrae rifiuti abbandonati davanti alla vetrina di un negozio in piazza 20 Settembre e quindi in pieno centro storico. L'altro invece reporter di strada, un altro reporter di strada ci ha inviato un filmato girato poco fa intorno alle 18.30 a Bellocchi di Fano, dove un cassonetto sta andando a fuoco, comunque c'è del materiale che sta prendendo fuoco. Il segnalatore, il nostro reporter ci scrive, stanno arrivando adesso, stanno intervenendo ora i vigili del fuoco. Continuate dunque a inviarci i vostri filmati, le vostre fotografie, iscrivendovi alla nostra pagina e al nostro gruppo Reporter di Strada, oppure potete inviarci le vostre segnalazioni come sempre al 338 4968 250 utilizzando anche WhatsApp. Bene, il nostro telegiornale è finito, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.